Siamo qui con Piera Levi Montalcini. Allora, dottoressa, lei crede che oggi la scienza abbia coinvolto anche le donne? Insomma, c'è una sua zia è stata insomma una pipila in questo campo. Ritiene che oggi la scienza, il mondo scientifico, quindi le donne siano protagoniste in questo ambito? Ma sicuramente il numero di donne che accedono alla ricerca scientifica o comunque al mondo scientifico in generale, tecnico e scientifico, sono moltissime. Sono ancora molto penalizzate dalla gestione della vita familiare e vita lavorativa, cosa particolarmente sentita in Italia, da altre parti hanno cercato un po' di livellare i problemi, anche se non sono arrivati fino in fondo a rendere la vita ancora pari tra maschio e femmina. Sicuramente quello che c'è è che il numero di medici, per esempio, che si laureano adesso sta diventando maggiore il numero di donne rispetto a quello di maschi, però quando si va poi ai livelli alti, purtroppo il famoso tetto di cristallo esiste ancora, per infiniti motivi, un po' per la paura stessa delle donne che hanno di proporsi per conquistare il posto. Io vengo anche dal mondo politico e continuo a dire che nel mondo politico la donna ha paura a esporsi e quindi questa paura la frena anche se poi si sente, come dire, discriminata, ma in gran parte è anche colpa proprio della donna stessa, no? Quindi quello che io mi auguro che avvenga è che queste ragazze, diciamo nuove leve di oggi, abbiano la consapevolezza che quelle cose che vengono chieste ai maschi devono essere chieste anche alle donne, non che le donne devono avere quattro titoli in più per poter essere considerate alla pari di un maschio. Non esiste, il nostro cervello, da un punto di vista di ragionamento, funziona con metodologie diverse, ma raggiunge le stesse potenzialità, quindi non trovo naturale che ci siano ancora queste discriminazioni. Va anche detto che il modo di affrontare i problemi, da parte di un uomo e da parte di una donna è differente ed è complementare. Quindi bisogna fare in modo che questa complementarietà si unisca per dare modo a un unico, modo di procedere nella ricerca.